che in elenco, però sempre si presenta adesso. Beh, grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, io mi chiamo Marco Poggi, sono potrei dire un imprenditore, sono l'azionista principale di una factory che si occupa di consulenza nell'area della formazione, delle risorse umane, dell'empowerment. Poi sono anche padre di famiglia, ho due ragazzi grandi e quindi diciamo sono investito di questo tema dell'etica, o possiamo dire così, della buona vita su tanti aspetti della mia esperienza. Nel senso che da un lato ovviamente mi riguarda personalmente, dall'altro mi riguarda in quanto ci sono delle persone che lavorano con me e dall'altro mi riguarda anche perché diciamo nel nostro mestiere sempre di più, dal mio punto di vista, diventa importante pensare a dei luoghi, i luoghi di lavoro, le aziende, che siano dei luoghi di buona vita e che questo sia qualcosa che ha a che fare con anche una svolta epocale da questo punto di vista, perché ci lasciamo alle spalle secondo me almeno un venticinquennio in cui questi temi, salvo qualche baluardo, non sono mai stati poi, no, sostenuti, incoraggiati, e quindi le aziende sono anche il territorio desolato, come dire, di comportamenti che sono molto lontani da qualsiasi idea di etica, qualsiasi cosa voglia dire. Quindi, essendo motivato a occuparmi in questo senso di questo tema e anche a incarnarlo, per prendere questa bellissima parola che compone il tema del pomeriggio di oggi, intanto ringrazio Francesco e l'associazione perché mi ha dato modo di fare qualche pensiero su questa cosa, cioè a parte il fatto che è ovviamente difficilissimo fare qualche pensiero su un argomento di questo tipo data la sua clamorosa complessità, e mi sono chiesto che tipo di bussola, per esempio, potrebbe aiutarci, orientarci a trovare delle parole che abbiano senso rispetto a questo argomento. E mi è venuto in mente così, da qualche parte mi è uscito un ricordo di un bellissimo libro di Richard Rorty, che è, credo, La filosofia oltre la filosofia, in cui lui dice che ci sono tre grandi dimensioni che hanno rilevanza, che sono la contingency, l'ironicity e la solidarity. E ho pensato che è pertinente rispetto a questo argomento, questa tripartizione, perché innanzitutto partendo da questa idea della contingency, che nello stimolo della proposta di Rorty ha a che fare col fatto di essere al mondo, di essere in qualche modo gettati nel mondo. Quindi uno ha questa avventura di essere al mondo, di capirci fino a un certo punto di quello che gli sta capitando, di vivere, di essere su una linea del tempo e a volte, come dire, angosciati, a volte sopraffatti. Quindi questa esperienza di essere in parte non del tutto il proprietario della propria vita, di avere degli antecedenti, di avere dei figli. Quindi un'esperienza, come dire, straordinariamente complessa. Allora, rispetto alla quale, qual è il punto dell'etica? Io penso che qui il punto dell'etica voglia dire quello di vivere la propria vita fino in fondo, che sembra magari, come dire, una ovvietà assoluta, ma secondo me non è un'ovvietà. Cioè, nel senso, vivere la propria vita fino in fondo vuol dire, come dire, giocarsela, non tirarsi indietro, non fare finta. Sentivo prima Marco Cappato, che mi è piaciuto tantissimo quando lui dice: per me questa cosa era giusta. Quindi per me c'è qualcosa che è giusto, che ha senso, che ha valore nella mia vita. Allora, per esempio, oggi nelle aziende si parla moltissimo di questo tema del purpose, no? Quindi, che tra l'altro è interessante come segno dei tempi, cioè si parla dell'importanza di avere uno scopo per fare le cose. Allora lo scopo è, per esempio, perché si fanno le cose, ed è molto importante questa cosa, ma io aggiungerei anche per chi si fanno le cose, e io penso che si facciano anche per me e per ognuno di noi, e questo abbia a che fare con questo tema della contingency, cioè il fatto di trovare un senso profondo. E quindi, per esempio, cos'è che io trovo che sia imperdonabile? È il fatto di accontentarsi di una vita al di sotto delle proprie possibilità, anche per esempio nella vita delle aziende.
aziende, quando io incontro le persone che mi dicono che fanno un lavoro di merda che non gli piace, beh, io dico, assumiti la responsabilità del fatto che il tuo lavoro ti piaccia, perché è inaccettabile l'idea che uno viva di sotto delle sue possibilità. E quindi è un tema fortemente etico questo. E poi appunto Richard Rorty ci parla dell'ironia, come altra grande categoria fondamentale della filosofia, oltre alla filosofia, della filosofia che non è soltanto, diciamo, impalcatura teorica, ma appunto è un'indicazione di buona vita. E cos'è l'ironia? L'ironia è non prendersi troppo sul serio. Quindi è un elemento che sicuramente equilibra anche il primo tema, cioè, quindi io vivo la mia vita fino in fondo, ma io so che questo è un gioco. E so soprattutto che io sono guidato nelle mie scelte, anche di tipo etico, quello che io prendo in perfetta buona fede, da convinzioni che ho strutturato, da pensieri, da valori che magari non sono i miei. Quindi, diciamo, tutto il tema dell'egoless, cioè del fatto di avere cognizione che il proprio ego, cioè l'insieme di appunto convinzioni, valori, eccetera, è molto transitorio, provvisorio. E allora l'ironia significa appunto, come dire, avere la consapevolezza che quello che io penso non necessariamente coincide con la verità assoluta. Anche questo, diciamo, sembra un'ovvietà, ma non è un'ovvietà. Nel senso che la maggior parte delle persone, quando pensa che qualcosa sia vero, pensa che qualcosa sia vero. E l'ironia è proprio questo distanziamento che ci consente di dire, boh. E quindi questo perché è molto etico? Perché apre la relazione con l'altro. Perché quindi la mia verità non è assoluta, quindi non ci sono verità assolute, quindi vuol dire che il dialogo è costitutivo di verità più alte. E quindi questo è fantastico. Perché questo è il passaggio verso il terzo elemento di questa questione, che è il tema della solidarietà. Quindi si può dare un'etica incarnata se non c'è la relazione con l'altro? No, non si può dare un'etica incarnata se non c'è la relazione con l'altro. La relazione con l'altro è strutturante di qualsiasi diciamo discorso possibile che abbia un respiro di carattere etico. E quindi questa cosa qua, secondo me, deve essere recuperata nello spazio sicuramente della politica, perché è ovvio che noi stiamo vivendo una stagione in cui veniamo da, come dire, da una devastazione di questa dimensione, e se penso alla vita all'interno dei contesti organizzativi delle aziende, che è la realtà che conosco meglio, questo è talmente evidente, come dire, che una cultura edonistica, narcisistica, che ha promosso l'affermazione del singolo indipendentemente da tutto, ha prodotto un guasto non soltanto dal punto di vista, come dire, della qualità delle relazioni, ma proprio dell'impoverimento culturale. Allora, quindi, quando io penso a questo tema del purpose, che dicevo essere molto importante oggi recuperato, vuol dire che le aziende devono avere uno scopo, e questo scopo non deve coincidere esclusivamente con l'ultima riga del conto economico. Questo scopo ha a che fare fondamentalmente con un'impresa che deve essere nobile, perché nella dimensione collettiva dell'etica c'è la partecipazione a un'impresa nobile, che dà scopo, che dà slancio, che dà vitalità e che dà senso alla nostra esperienza, perché sennò non si capisce per quale accidente di motivo uno debba impegnare moltissimo del suo tempo, della sua energia, della sua vitalità, dei suoi interessi, della sua intelligenza per qualche cosa che non si capisce che cosa sia, cioè per qualche cosa il cui scopo coincide sostanzialmente nel semplice esistere. Ecco, quindi per me, da questo punto di vista, oggi è fondamentale recuperare la dimensione dello slancio collettivo intorno a degli scopi nobili di tipo collettivo. Questa è la riflessione che volevo proporvi. Grazie.